Lei è Flora Canto, 35 anni, lui il comico Enrico Brignano di 42. Un esempio di coppia in cui non si misurano gli anni di differenza, ma l'amore dimostrato da piccoli gesti d'affetto e stima reciproca. I due, genitori di Martina, non sono ancora sposati, ma la Canto rivela a Spy che quello sarà un passo che compiranno. Per ora va bene così, ma un giorno, però, lo faremo, se non altro per Martina. E già che ci siamo, dico che non stiamo programmando il secondo figlio, devo ancora uscire dal tunnel della prima maternità. La compagna del comico è stata intervistata dal settimanale perché nei giorni scorsi è stata pizzicata insieme a Brignano alle prese con numerosi scatoloni davanti a un albergo di Roma. Quello che poteva sembrare un trasloco, lo era davvero, ma i protagonisti del trasferimento non erano né Flora né Enrico, ma gli abiti della donna. Mi ha aiutata a smantellare un mercatino che avevo allestito all'hotel Beverly Hills, si chiama l'armadio di Flo. Brignano, un tuttofare. La Canto ha spiegato di avere un'enorme passione per gli abiti, ogni tanto organizzo il mercatino di abiti usati per divertirmi. Anni fa avevo due negozi di abbigliamento e la mia passione per i vestiti è rimasta, così una volta ogni tanto metto insieme un po' di cose mie, di campionari o indossate in qualche shooting o che non posso regalare a casa e famiglia, perché tutti pieni di paillette se faccio una sorta di mercatino, quest'anno con tanto di musica e catering. Durante questa organizzazione Flora Canto è stata molto aiutata dal compagno, dichiarato, da lei, un tuttofare, ha portato gli scatoloni, ha montato gli appendini, ha intrattenuto le clienti e fatto selfie, mi ha portato da mangiare e, alla fine, ha smantellato tutto. E a costo zero. Da assumere subito. Se va male a teatro, scherza la Canto. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.